Allora, volevo fare il resoconto di questo mio primo giorno di digiuno liquido, ebbene sì, dopo tanto tempo, nello specifico da ottobre in cui feci un digiuno che non documentai, dopo tanto tempo ricomincio con un digiuno. Perché ricomincio? Allora, non soffro di nessuna patologia particolare, non sono malata, non ho tumori, che io sappia. Non ho nessuna malattia, ho qualche piccolo disagio fisico e in particolare nelle ultime settimane un po' di debolezza che mi ha portato al voler assumere caffè e quindi sto cercando di togliere di mezzo il caffè e tutte quelle piccole abitudini che io non reputo idonee al mio stile alimentare, soprattutto. Poi pulire un pochino la mente, resettare un pochino i pensieri, scacciare via un po' di demoni interiori. Quindi è soprattutto per questo che digiuno, perché io lo reputo un mio mezzo che per voi magari può non essere compreso, può non essere il vostro mezzo per ritrovare voi stessi, ma per me si tratta del miglior mezzo possibile perché metto veramente a tacere ogni pensiero in quanto io sono. Se seguite la mia storia lo sapete, fin da piccola è stata una persona che mangia per nervosismo, mangia per mancanza di affetto e comunque lo vogliamo chiamare, insomma, mangio per vari pensieri che mi frullano per il capo o per delle mie stesse ombre che non so affrontare. Quindi il digiuno e l'isolamento è l'unica cosa che per me mette a tacere ogni demone e ogni pensiero che non reputo mio, che non mi appartiene. Bene, quindi oggi che cosa ho fatto? Oggi è stato il primo giorno, quindi l'ho preso abbastanza alla leggera perché avevo una grande ansia, quindi sono rimasta a casa, non lo so, avevo una grandissima agitazione, forse perché appunto oggi ho smesso di bere il caffè. Quindi sono stata tipo tutta la mattinata agitata per poi abbattermi completamente nel pomeriggio e avendo dormito male nelle ultime notti ho un po' di stanchezza arretrata, che ora magari non si vede perché ho un pochettino di trucco sulla faccia, perché non me la sentivo di mostrarmi ancora completamente a nudo, perdonatemi. Liquidi che ho bevuto oggi sono stati circa 2 litri di acqua di fonte con 2 limoni spremuti dentro. Poi, sapete qual è il problema? È che quando uno vuole affrontare il digiuno, in realtà non è così difficile, è il primo giorno che è difficile. Quindi questo è per giustificare il fatto che io mi sono bevuta 1 litro di tè del supermercato, quindi con eventuali conservanti e zuccheri aggiunti, pur di portare a termine il mio primo giorno di digiuno liquido perché ero veramente troppo ansiosa e angosciata perché da tanto tempo non lo faccio, non sapevo come cominciare e il primo giorno mi sembrava già come i primi 10 giorni tutti insieme, mi sembrava non finire più e quindi lo dico la verità ed è quello che ho fatto, ho bevuto 1 litro di tè. Poi nel pomeriggio ho preso dei fermenti lattici perché l'altra volta non lo feci e ho capito che servono. Serve mantenere la flora batterica quanto più viva possibile perché se no il digiuno e gli eventuali cristeri te la depauperano completamente. Poi ho fatto un centrifugato, ho messo. Questo centrifugato mi è durato 2 round, tipo il pranzo e poi lo spuntino di un paio d'ore dopo. E ci ho messo 3 carote, un cetriolo, il melone quello retato e una fetta di anguria mi pare, finito qui, e un altro limone spremuto e ne è venuto circa 750 800 ml, quasi 1 litro ma non 1 litro. Poi per cena un brodo ed era circa mezzo litro di brodo di verdure, brodo vegetale normale. Quindi come primo giorno direi è andato bene, ovviamente debole, sono già debole di mio perché inizio proprio per sconfiggere questo problema e poi
anche adesso non credo si sentirà e sembrerò soltanto un idiota che fa dei movimenti strani. Ho praticamente le ossa che mi scrocchiano, non so come si chiama questa cosa. Quando faccio certi movimenti, tipo le ossa mi cominciano a fare crac 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 crac, ed è fastidiosissimo, e ce l'avevo anche l'anno scorso, però mi andò via per qualche mese e adesso è ritornato. Quindi non lo so se il mio organismo è povero di alcuni elementi nutrizionali e quindi reagisce così, ma no. Sinceramente non so che cosa ci sia dietro. Per quanto riguarda invece il problema al cuore, non ho più nulla. È una cosa che io mi portavo dietro da 3 anni e che ho risolto col digiuno scorso e che non è più tornata, grazie al cielo. E nemmeno gli attacchi d'ansia sono tornati, grazie 2 volte al cielo. Altro da dire? Mi pare di no. Oggi non ho fatto il clistere perché, avendo fatto questi giorni di Aloe Arborescence, la mia ricettina magica, non mia, la ricetta di padre Zago, sono andata normalmente al bagno, anzi anche più del solito, e quindi mi sento abbastanza svuotata. E quindi per oggi ho ritenuto opportuno andare in bagno normalmente senza fare il clistere. Infatti, ci sono andata 2 volte. Un'altra cosa che posso aggiungere è che il mio peso questa volta rispetto all'anno scorso parte già più basso, perché ero circa, mi pare, 57,8 stamattina, mentre l'anno scorso nel digiuno che durò circa un mesetto io partii con quasi 61 kg di peso, qualcosa del genere, quindi c'è uno stacco di almeno 3 kg. Può essere un vantaggio perché magari ho meno da eliminare, oppure uno svantaggio perché deperirò, ma non credo proprio, perché mi manterrò comunque con i succhi. E se mi sentirò pronta farò dei giorni a sola acqua, ma altrimenti li salterò. Ho pensato anche che a fine digiuno vorrei fare invece le analisi del sangue per dimostrare tante cose alle persone più incredule. Ho la voce abbastanza bassa, anzi oggi particolarmente bassa rispetto al solito. Comunque, senso di fame, zero. Questi liquidi mi sono bastati anche perché ho bevuto veramente, veramente tanto. Teniamoci aggiornati nei giorni prossimi. Io spero quantomeno di registrare un video al giorno e di caricare quanti più dettagli possibili, così che chi voglia affrontare questo percorso abbia, da parte mia, più nozioni possibili, per quanto io ve ne possa alla fine dare, perché sono una persona come voi. Quindi facciamoci forza e non so, questa cosa dei commenti avevo pensato di disattivarli perché l'anno scorso fu un po' un casino. Infatti l'anno scorso io caricai i video in ritardo di qualche giorno in modo da poter comunque portare avanti il mio percorso indipendentemente da quello che la gente vedeva e commentava. Però stavolta sto caricando in tempo reale, quindi rimarrà un mistero. Penso che sia abbastanza per oggi. Con questo passo e chiudo, vi farò vedere domani o nei prossimi giorni tutte le mie scorte di fialette e cosine varie e liquidi vari da bere in caso di una crisi di disintossicazione o per velocizzare la disintossicazione. Ci saranno tante piccole novità, quindi se vi fa piacere rimanete sintonizzati. E un abbraccio dalla scimmietta e un grande bacio della buonanotte. Ciao ragazzi. Mua.